Abbiamo cercato di mantenere la fedeltà al nostro, diciamo, programma originario, quindi occuparci di Bologna, la memoria di Bologna, occuparci di temi legati alle donne, occuparci di musica e anche tener conto di una proposta che valuti i bambini e che valuti anche la danza. Ma al di là di questi settori abbiamo messo al centro della nostra programmazione una Bologna che ha una grande produzione di cultura e quindi il mantenimento del dialetto come nostra forma identitaria, alcune figure che sono state importanti a Bologna, Atti per, diciamo, il forno, ma anche Ventura per gli elettrodomestici. A Bologna negli anni 60 si andava lì a comprare il frigo. Ma abbiamo anche e soprattutto voluto ricordare la Bologna di grandi personaggi, un'attrice come Piera degli Esposti, al quale tributeremo onore in una piccola serie che si chiama Serate d'onore, Piera degli Esposti e Bergonzoni, personaggi importanti che conoscono ben al di fuori di Bologna tante persone. E poi la musica, musica soprattutto musica anni 70, con serate dedicate a Jimmy Villotti, dedicate anche a personaggi che sono più produttori che cantanti, ma che hanno avuto un ruolo molto importante nella musica e che hanno fatto anche di Bologna davvero una capitale della cultura musicale e della musica fatta. Pensiamo a Guccini, che dicevamo sono solo canzonette. Sì, sono solo canzonette, ma sono andati a finire nell'enciclopedia Treccani personaggi come Guccini o come lo stesso Vasco Rossi. Uno di questi nostri incontri sarà dedicato appunto a Guccini, poi ci sarà Jimmy Villotti che parlerà del blues, poi ci sarà Bruno Sconocchia che intervisterà importanti produttori di musica che poi hanno portato ai risultati che vediamo anche oggi. Gli Stadio hanno vinto all'ultimo Sanremo. Beh, Bologna è matriciale di molte di queste importanti esiti musicali.